Continuano ancora in serie i furti di cavi di rame che stanno mettendo in ginocchio soprattutto le abitazioni in periferia, Partinico rimaste completamente al buio. Nel weekend appena trascorso si sono verificati due distinti raid in zone che oltretutto in passato hanno subito analoghi furti. Un primo furto di ben 600 metri di cavi di rame ha riguardato le contrade Cicala, Piano del Re e Cerasella, il confine con Trappeto. Un altro furto invece è andato a segno tra le contrade San Giuseppe e ancora Cerasella. Personale dell'Enel, dopo aver informato i carabinieri di ciò che era accaduto, richiedendo quindi un sopralluogo, ha formalizzato denuncia alla locale stazione. Le abitazioni della zona sono completamente al buio, non servite quindi dall'Enel elettrica. Sempre a Partinico nei giorni scorsi altri furti erano stati registrati nelle contrade Cicala e Margi ed ancora prima Bosco Falconeria. Queste zone non è la prima volta che vengono prese di mira, già in passato era successo e anche in quel caso vi furono disagi che durarono svariate settimane. Il ripristino dell'erogazione dell'energia elettrica non è certamente un passo agevole. L'Enel per la sostituzione dei cavi deve seguire un preciso iter che ha i suoi tempi, come ad esempio l'indizione delle gare d'appalto per la fornitura del materiale. Proprio la compagnia elettrica è in tutta questa parte lesa, anche perché si deve far carico di costi non indifferenti, oltre che delle lamentele di inviperiti contribuenti. Da considerare che questi furti sono un fenomeno criminale particolarmente sentito a Partinico. Per fronteggiare questi raid ha dato il suo contributo anche il comune, che ha ripristinato recentemente l'illuminazione pubblica nella vasta area che abbraccia parte dei quartieri attorno a Viale dei Platani, Contrada Bisaccia e nella zona del Maggiore Guida. In quest'ultimo anno, da una parte all'altra della città, si sono registrati blackout elettrici che si sono protratti per lungo tempo. Dall'Enel allargano le braccia, siamo in presenza di una raffica di furti di cavi di rame, un fenomeno criminale particolarmente sentito a Partinico. Qui, più che in ogni altra parte della provincia, si sono verificati furti di oro rosso in serie. Soltanto nei primi 6 mesi di quest'anno, secondo quanto risulta al più grande operatore elettrico italiano, si sono verificati ben 54 casi di furti di cavi di rame che hanno interrotto le dell'energia elettrica per un totale di oltre 20 chilometri. Non solo i cavi, ad essere stati rubati anche 5 trasformatori ed anche in questo caso è stato provocato il blackout, un danno per svariate decine di migliaia di euro che ha colpito ben 962 utenti e circa 300 abitazioni rimaste quindi al buio, alimentate dalla media e bassa tensione. Intanto per lungo tempo sono rimaste al buio molte altre vaste aree. Le contrade Cicala, Bosco Falconeria, parte del Borgo Parrini, zona Mirto, il quartiere attorno al Viale dei Platani e le arterie limitrofe alla Via Madonna del Ponte.